la CGIL investì sulla manifestazione, nel senso che le persone erano convinte che bisognasse partecipare e vennero in tantissimi, ma vennero con una convinzione profonda, cioè non bisognava essere lì quel giorno perché era necessario che lì ci si fosse. Siamo tutti clandestini contro la legge Bossi-Fini. La battaglia contro la dittatura della globalizzazione e soprattutto per una giustizia sociale, per il lavoro, è a tutt'oggi molto viva. Non si sono risolti i problemi più delicati e più grandi di 20 anni fa, bisognerebbe avere la forza, la volontà di riprovarci tenendo conto degli errori fatti e di non ripeterli e guardando a quelle che sono le condizioni nuove. Peraltro il nostro paese ha a disposizione risorse che in precedenza non aveva e ha anche una presenza in Europa che può diventare motore di un cambiamento radicale dell'Europa. L'Europa ha bisogno di diventare quella che volevano i padri fondatori. Non ci possono essere i trattati di oggi, vanno cancellati e riscritti. Oggi, di fronte alla globalizzazione, molti, ma quando dico molti parlo proprio di popolo, di lavoratori, hanno visto e purtroppo continuano a vedere nel ritorno del potere dello Stato nazionale una risposta positiva e in qualche modo protettiva. Sarà molto difficile anche per la destra trovare una risposta. Spero quindi che questo ciclo si concluda, ma mentre il ciclo va avanti bisogna che qualcuno pensi a come ricostruire una strategia democratica e di sinistra per fare i conti fino in fondo con la globalizzazione. La guerra in Iraq ha frustrato le ambizioni, le aspirazioni, le speranze di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. È stato un atto di forza che ha generato un mondo nel quale le guerre si sono fatte sempre più assidue. Per fortuna Firenze ha segnato un momento nel quale sono finiti gli scontri nelle manifestazioni e nei cortei. Dobbiamo cercare di fermare le guerre e di non ritornare indietro sulla gestione dell'ordine pubblico. La pace fu sicuramente la cosa che prevalse, per fortuna, anche se poi la guerra in Iraq ci fu lo stesso e quindi questo creò anche un po' di delusione nel movimento. Però il Social Forum discusse anche di clima, di partecipazione, di disuguaglianze sociali, di debito dei paesi del terzo mondo. C'è stato un patrimonio enorme di contenuti, ovviamente tutti discutibili, opinabili, ma comunque importanti, che meriterebbe un po' di riscoprire a 20 anni di distanza. Io ero felice che il Social Forum si svolgesse a Firenze, però ho avuto tanti grattacapi perché c'era un governo di destra e qui c'era un governo di sinistra, perché c'erano artisti di prim'ordine che contestavano il Social Forum, però con il dialogo riuscimmo a parlare con la CGIL che ci dette una grossa mano, con i manifestanti e tutto andò magnificamente. Per insistere, dare vita alla pace, a valori come il lavoro, la giustizia sociale, l'ambiente, quale sentiero si può ripercorrere? Sulla base di quelle parole d'ordine, di quei temi, forse aumentati perché c'è un tema di disuguaglianze enormi, ricostruire un progetto forte e ripartire da quello che sono le associazioni, i movimenti, di un confronto vero con le istituzioni e soprattutto per cercare di dare speranza alle persone, ai cittadini e anche ai giovani di questo paese, perché è solo riattivando quel senso di partecipazione e di speranza che le cose possono cambiare.